mi presento perché praticamente quasi non conosco quasi nessuno di voi, sono il capitano Guglielmo Trombetta, sono il comandante della compagnia di Ronciglione da un mese. C'è anche il maresciallo Pozzovio, che è il comandante del nucleo operativo e radiomobile di Ronciglione, e il maresciallo Rizzo, comandante della stazione di Corchiano, perché l'attività è stata svolta assieme alla stazione di Corchiano, anche se dipende dalla compagnia di Civita Castellana. L'operazione l'abbiamo chiamata Famiglia Marijuana perché sono stati arrestati il padre con i due figli. Quindi è un piacere. Dunque, allora, l'attività è nata da alcune informazioni che avevamo assunto circa l'attività di spaccio posta in essere da due fratelli forchianesi nei locali bar, tipo bar, della zona di Corchiano, Fabbrica e Carbognano, spaccio sia di droga leggera, comunemente detta, come marijuana, sia di cocaina, verso i loro coetanei avventori dei locali. Una volta assunte più informazioni in tal senso, d'intesa con la stazione di Corchiano, sono stati effettuati dei servizi mirati di OCP, che hanno permesso poi, nella nottata di venerdì, sulla base anche delle informazioni assunte, di bloccare sulla strada provinciale corchianese i due fratelli in macchina mentre si stavano recando, usciti da casa, appunto per andare a spacciare nei locali della zona ai loro coetanei. I due ragazzi fermati hanno subito cercato di disfarsi dello stupefacente che avevano, perché questo reperto numero 10, i due grammi di cocaina che avevano li hanno subito lanciati dalla macchina, però è stato visto il gesto, trovato lo stupefacente immediatamente. E poi indosso avevano anche altri grammi di marijuana che avevano. Quanto ne avevano? Allora, la cocaina che hanno lanciato sono questi due grammi qui. E poi avevano altri pochi grammi di marijuana nascosti all'interno dei loro indumenti. Hanno provato a negare ogni addebito, dicendo chiaramente che era soltanto dello stupefacente, soltanto per loro. La perquisizione è stata. Sono stati portati chiaramente in caserma a Corchiano per proseguire meglio la perquisizione e personale e all'autovettura. L'autovettura, una volta perquisita, all'interno dell'autovettura, nel cruscotto dell'autovettura, è stato trovato, che era il reperto numero 7, se non sbaglio, che erano altri 12 grammi di marijuana, a dimostrazione del fatto che nella serata avevano intenzione di iniziare a spacciare ai loro coetanei. A quel punto si è chiaramente resa necessaria la perquisizione domiciliare dell'abitazione di questi due fratelli di 25 e 26 anni, vi chiedo scusa perché non ve l'avevo detto. Durante la perquisizione l'abitazione all'interno delle case popolari è stata individuata grazie anche qui alla stazione di Corchiano col maresciallo Rizzo, e qui poi all'interno della perquisizione c'è stata la sorpresa, perché solitamente uno si aspetta che lo stupefacente di trovarlo nella camera, comunque sia nella prima disponibilità appunto dei ragazzi. Invece, con nostra grande sorpresa, tutto lo stupefacente era custodito dal padre adottivo, che è di professione boscaiolo, ma che ha anche diversi ettari di terreno tra Corchiano e Civita Castellana, di 49 anni, e abbiamo trovato questa giara vicino al letto. Soltanto questa è più di un chilo, quindi un chilo di marijuana fresca. E poi abbiamo trovato tutti questi altri reperti che voi vedete, più anche una pasticca di ecstasy, oltretutto, che è questa qui, reperto 11, e abbiamo trovato tutti questi reperti che voi vedete, tutte queste sostanze stupefacenti che voi vedete, l'abbiamo trovata all'interno dell'armadio della camera da letto. Anche la giara era nell'armadio? La giara era, era ai piedi dell'armadio. Quindi quello che noi abbiamo scoperto, non senza sorpresa, è che il padre era perfettamente complice, correo,
dei due fratelli nell'attività di detenzione e spaccio dello stupefacente. E tant'è vero che all'interno dell'armadio non soltanto è stato trovato tutto questo stupefacente, tutto quest'altro stupefacente che voi vedete, questi due vasi e anche quest'altro, e poi stupefacente differente, perché abbiamo una pasticca di ecstasy e poi tutta questa marijuana non ha la stessa provenienza, si vede, hanno un diverso grado di essiccamento, quindi non si tratta di diverse partite. Poi abbiamo trovato anche dei semi, sì, verosimilmente è coltivata, anche perché soprattutto questa è fresca, quindi questa qui deve essere stata, beh, questi hanno, sono proprietari di quanti ettari? 15 ettari di terreno, raccoltiamo in Civita Castellana, quindi è facile che, è altamente verosimile che l'abbiano coltivata lì e raccolta poi a fine estate. Infatti appunto della marijuana era già più essiccata, pronta già a essere consumata, quest'altra invece era ancora umida, ad esempio. Non solo abbiamo trovato lo stupefacente nell'armadio del padre, abbiamo altresì trovato il famoso bilancino che è indispensabile per dividere le varie dosi, e addirittura abbiamo trovato alcuni appunti inerenti, diciamo, una certa contabilità delle varie partite da dare agli amici dei figli. E poi, assieme al bilancino, sono stati trovati appunto queste centinaia di euro. Quanti erano, per solito? 315 euro, che era i primi incassi delle prime cessioni. E quindi anche lì il padre ha provato a negare ogni addebito, però la situazione era decisamente chiara. La responsabilità del padre era praticamente identica a quella dei due figli, e pertanto sono stati tratti contestualmente in arresto tutti e tre, sia il padre 49enne che i due figli di 26 e 25 anni. E la mamma e tutto ciò? La madre tutto ciò chiaramente sapeva di questa attività posta in essere dal padre, che è stato andato a pulire la camera, insomma. No, però sentivo odore. No, ma lei è stata denunciata. E d'accordo con il dottor Petroselli, sono stati poi tradotti in carcere qui a Viterbo per tutte le formalità di rito, si è in attesa di sapere poi il principio attivo grazie ai nostri laboratori. E questo è. Dimenticato qualcosa? Le cartine che abbiamo dimenticato a questo punto, per sentire il principio attivo, ma provate via. Per provare diverse qualità. Le diverse qualità, le diverse gradazioni. Erano incensurati. Il padre sicuramente no. Il padre no, e i figli qualche piccolo precedente. Mi sembra uno era stato segnalato soltanto come assuntore, un altro invece padre vecchie missioni, sempre per droga, perché ha detto adottivo papà? Perché questi due figli sono in realtà i figli della moglie, della convivente, riconosciuti, sono stati riconosciuti, sì sì, ha dato il cognome. Sì. Una famiglia che ha problemi economici, forse no? No, 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 anzi, come diceva il maresciallo Rizzo di Colchiano, sono proprietari di una quindicina di ettari di terreno. Ho sentito case popolari, poi ho sentito però che avevano terreni, quindi sembrava che ci fosse una discrepanza, no? Non è stata una casa popolare, però c'è una. C'hanno i terreni. Esattamente. Thank you.